siamo arrivati al parco regionale del San Bartolo tra Gabice e Pesaro per ammirare l'alba, camminata in notturna con tanti giovani, e adesso arriviamo sulla montagnola e ci prepariamo a gustarci l'alba. Ed ecco i ragazzi che arrivano sulla montagnola di Bologna. Dobbiamo purtroppo in questa bellissima mattinata annotare un fatto di cronaca spiacevole. Cosa? Mentre tutti stavamo ammirando l'alba, zitto zitto il signor Paolo si è avvicinato allo zaino di Heidi e ha mangiato la sua ciambella. Sono cose che non vorremmo mai dover raccontare, soprattutto davanti a cotanto spettacolo. Ripartiamo? Salutiamo il sole, anzi adesso vi diciamo una cosa in anteprima, andiamo a tuffarci nel mare. Via! Andiamo ad assaggiare l'acqua. Siamo nuovamente a Castel di Mezzo, ma con una luce diversa. Una luce diversa, con una luce. Con una luce. Comincia a fare caldo, appena il sole sorge fa caldo. Tra l'altro due giorni fa siamo stati nel Parco delle Foreste Casentinesi ospiti di amici e abbiamo trovato un daino che si stava riposando all'ombra, come potete vedere. Al nostro passaggio, un pochino scocciato, se n'è andato. Anche lui, purino, aveva caldo, si stava riposando. Ecco il nuovo vicepresidente delle Piadine Randagie, Lorenzo, che oggi ha pagato dazio portando al presidente una ciambella e ha riacquisito il suo titolo. Basta poco per scalare l'organigramma delle Piadine Randagie, Ale. Mi verrebbe da dire la fame, ma in realtà è solo l'uveria. Ehi, è trovata? Vai. No. Buona, buona. Siamo in un morificio stupendo. Buone, Fede, vai avanti, vai. Che senso di fatto? Guarda che roba. Che taglia aveva prima? Molto con piacere che tutti sono attratti dal panorama, tutti a scattare foto. Eh beh, fa parte anche questo. Ho la foto, ma non ho il panorama. La Paola cosa ha trovato qua? Spettacolo! Adesso scendiamo a fare il bagno alla spiaggetta di Fiorenzuola di Focara. Certo che se avessi preso sui costumi stamattina tutto sarebbe molto più bello, ma essendo randagi in qualche modo faremo. Ed eccoci arrivati alla bellissima spiaggetta di Fiorenzuola di Focara e andiamo a sentire l'acqua. Ah, spettacolo! E con queste splendide immagini dalla spiaggia di Fiorenzuola di Focara vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un nuovo video. Ciao! 3, 2, 1.